Buongiorno, 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 buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, buongiornissimo, buongiornissimo, buongiornissimo. Quante sono? Uno, due, tre, quattro. Abbiamo riportato gli alieni sulla Terra. Riportato gli alieni sulla Terra, ragazzi, vi invitiamo già subito a seguire l'altra metà delle pagelle sul canale dei Black David, sul nostro canale, link qui sotto in descrizione, vi chiediamo già scusa in anticipo. Fatelo, vi chiediamo già scusi in anticipo per la voce, raga, ma queste pagelle le stiamo facendo appena dopo le live, siamo in fibrillazione. Sì. Una prestazione da Milan, siamo tornati col 4-2-3-1, Leao è tornato a fare quello che deve fare, Ismael Benasser è tornato a fare il cassiere del centrocampo, quello che ha in mano le chiavi di tutto, perché Ismael Sandro Benasser, Tonali. Sandro Tonali gigante, Rade Krunic talismano, veramente ragazzi una prestazione incredibile in casa della migliore squadra d'Italia finora in questo momento. Come abbiamo detto anche sul nostro canale, il Napoli, pensate che non andava sotto di due gol dopo l'intervallo da aprile del 2022, e questo è tutto dire. Quest'anno ha subito 16 gol, 4 gliene abbiamo fatti noi al Maradona ieri. Una prestazione incredibile da parte dei nostri ragazzi. Questa vittoria è per tutti i veri milanisti, quelli che ci credono, quelli che sono sempre stati a fianco di questa squadra, anche dopo le innumerevoli figure di merda che abbiamo fatto in questo inizio 2023, soprattutto in questo 2023, ci siamo sempre stati vicini, sostenuti. Questa è una vittoria per i veri milanisti. Grande Milan, partiamo subito con le pagelle. Fitto Mori, com'è che dicevano? Ma Tomori è scarso, ragazzi. Dominio totale di Fitto Mori, 9 in pagella con il suo compagno. La scivolata su Jack Raspadori mi ha veramente fatto vedere bene. È il vero Fic, ragazzi. È il vero Fic con la testa nella partita, con i muscoli, concentrato, che gioca d'anticipo, che va su ogni cazzo di pallone che si propone. Devo dire anche che Kier, secondo me, ha fatto molto bene in questa partita. Assolutamente. Ha fatto molto bene. Assolutamente. Grande Fitto Mori, continua così. Sandro Tonali, gigante. Un altro gigante del centrocampo. È rata per tutto, ragazzi. Quante palle ha recuperato Sandro Tonali? Era ovunque Sandro Tonali. Quante palle ha recuperato? Quante palle ha intercettato? Quante palle ha giocato bene? Quanti anticipi? Sandro. Questo è il Sandro che ci ricordiamo noi. Il sangue che vogliamo. Era stanchezza fisica. Assolutamente ragazzi. No, ragazzi. Tutto qua. Testa. 9 anche a Sandro Tonali. Oggi voti altissimi, ragazzi. Altissimi. Teo Hernandez, voto 8,5. Perfetto. Politano, che è un giocatore sempre scomodo quando lo affrontiamo, ragazzi. Noi lo sappiamo benissimo. Non ha visto palla, ragazzi. Grandissima prestazione di Teo Hernandez. Incredibilmente più a livello difensivo. Che offensivo. Comunque offensivo ci hanno pensato gli altri, ma Teo Hernandez veramente, ragazzi, anche a livello difensivo sta diventando veramente un terzino completo. Assolutamente. Grandissimo Teo nostro. Passiamo a quelli entrati dalla panchina, perché l'ultimo nome lo lascio per ultimo, ragazzi. Ante Rebic, gli daresti un voto tu, bro? Ragazzi, stiamo facendo le pagelle vuote, raga. Gli darei un voto. Vuote. Allora, non darei un voto a Rebic, non darei un voto ad Origi, non darei un voto a De Ketelaere. Darei un voto ad una sola persona, ragazzi. Mamma mia, entrato dalla panchina. Ho letto questo commento su Instagram. Messi ieri sera indossava il numero 56. Ma ragazzi, ma che cosa abbiamo visto? Alexis Lemaker. Se Lemaker che si beve tutta la difesa in campo e fa fuori chiunque. Fa fuori chi sul gol del 4-0. Fa fuori mezza difesa sul Napoli. Poi tira una tega là fuori che Meret può solo mettere il calcio d'angolo. Recupera pallone a destra manca. Lucido. Ragazzi, cosa ho visto ieri? Abbiamo visto delle cose, ragazzi. Delle cose che non esistono. Incredibili. Incredibile. Che prestazione. Incredibile. Non solo il suo gol, ma come è entrato in campo, ragazzi. Come è entrato, ragazzi. Che cattiveria, che voglia. Tutto questo per dargli che voto? Non lo so, dallo tu. Io sono talmente sorpreso che non so che voto dargli. 9 anche Alexis Lemaker. 9 anche Alexis Lemaker. Voto al mister? Voto al mister, assolutamente 9 per lui. È tornato, ragazzi, è tornato il nostro 4-2-3-1. Leao è tornato a fare quello che sa fare. La nostra fascia sinistra è tornata a quello che sapeva fare. Calabria, ho visto bene Calabria. Ho visto benissimo Brahim, Leao, Giroud, tutti, ragazzi. Tutti, ogni singolo giocatore che ha giocato titolare ieri
è tornato quello che volevamo tornasse. Assolutamente. Tempo. E quindi, ragazzi, la mentalità c'è stata. Non voglio sentire cose tipo, ma queste partite si preparano da sole. No, il mister è tornato al modulo, la squadra è tornata a giocare scialla, con umiltà, come dice mio fratello, che è la cosa importantissima. Il gruppo e l'umiltà di questa incredibile società. E il mister merita assolutamente una nota positiva, perché quando si perde il mister si critica, ma quando si vince il mister si elogia. Assolutamente. Sempre comunque. Sempre comunque. E qua passiamo all'ultimo voto, ragazzi. Il crack, MVP. Raffaele Ao. Il fenomeno, ragazzi. MVP, voto 10. Sì. Ragazzi, voi lo sapete molto bene quanto noi siamo severi, severamente severi con Raffaele Ao, proprio perché sappiamo il cazzo di talento che tiene questo giocatore qui. Direi che ieri l'ha dimostrato. L'ha dimostrato, raga! L'ha dimostrato! Tornato lì sulla sua fascia, ragazzi. Realizza una doppietta. Ha dominato! Come ci piace a noi. E il Leao trasformato, lo vedi dal suo secondo gol, che prende palla, indiavolato, non fa capire niente a Rahmani e va a infilare Meret, ragazzi. Sì, in quel gol è tutta la reazione di Leao. È quello che ci piace vedere da Raffaellino, quello che vogliamo. Leao che sul secondo gol dà quel pallone a Benasser piuttosto che tentare uno dei suoi tiri che tentava di solito. O un Leao che comunque, visto che ha deviato un sacco di palloni, che Di Lorenzo ha provato a verticalizzare. O Leao nella partita. Nella partita sempre comunque. Nella partita sempre comunque. Di stare sulla sua fascia, puntare, passare, fare quello che vuole. Questo vogliamo da te. Grande Raffaellino, grande Raffaellino, questo. Grande Raffaellino, grande Milan. Bello il Milan, bello questo Milan. Fosse sempre così ragazzi, bello, ci hanno fatto veramente godere. Sì. E rimanere senza voce, ragazzi, questo vogliamo vedere. Ora è importante mantenere la testa, perché non è stato ancora fatto niente. Ragazzi, c'è Milan-Empoli. Non è ancora stato fatto niente. Milan-Empoli è molto più difficile di Napoli-Milan, questo lo sanno solo i veri milanisti. Testa concentrata, gambe concentrate, cuore concentrato, perché d'ora in poi saranno tutte finali, sì. Ragazzi. Saranno tutte finali ed è di vitale importanza prenderci questa qualificazione alla Champions League dell'anno prossimo, perché non qualificarci alla Champions dell'anno prossimo sarebbe un danno da tutti i punti di vista. Sì. Economico, morale, da tutti i punti di vista, ragazzi. Quindi rimaniamo concentrati, teniamoci questa bella prestazione, questa grandissima vittoria contro la migliore squadra d'Italia finora, contro la squadra che ha più 20 su tutte. E quindi teniamoci ben stretto questa cavolo di vittoria. Grazie Milan, grazie ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Guardate l'altra metà delle pagelle sul canale dei Black Devils. Fatelo. Noi ci vedremo nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi. Forza Milan sempre.